Benvenuti cari telespettatori e care telespettatrici di Rossini TV per questa nuova edizione delle Valle Foglia e Pian del Bruscolo Magazine. Prima di incominciare però vi ricordo di inviarci le vostre segnalazioni al numero che vedete in sovraimpressione, alla e-mail vallefoglia .it oppure alle pagine social di Rossini TV presenti su Instagram e su Facebook. Foglia e Pian del Bruscolo Magazine che apriamo con l'ennesima segnalazione che ci è arrivata per atti vandalici da parte di alcuni ragazzi. Questa volta si tratta del parco Nilde Iotti di Montecchio dove i residenti stanchi di questi comportamenti che vanno avanti da ormai tre anni hanno voluto denunciare a Rossini TV. Vediamo. L'ennesima segnalazione da parte di un cittadino è apparsa anche questa settimana sul telefono di Rossini TV, con foto che testimoniavano come un'altalena del parco Nil De Jotti di Montecchio fosse stata distrutta da alcuni ragazzi. La situazione però è molto più grave del previsto, dato che questo episodio è stato solamente la ciliegina su una torta dal gusto amaro che ha fatto scattare la rabbia dei residenti di quella zona. Io vi ho chiamato eh, parlando anche con tutti gli altri cittadini della zona, eh, dopo la rottura dell'Altalena, ma... Questo è avvenuto perché da un anno a questa parte d'estate si creano delle situazioni diciamo, di fastidio, eh, quindi scooter che fanno le gare tra di loro, eh, ragazzi che fanno gli schiamati fino alle 2-3 di notte e quindi vorrei che si trovi una, una soluzione anche per questi ragazzi per farli fare anche magari qualcosa eh, dove possono stare, però nessuno come si dice, gli dice che non possono stare nel parco, però magari con più... Eh, come si dice, educazione, ecco. eh, magari anche la sera capita che magari vengono qui a mangiare e lasciano le cartacei in giro, la sera dopo di Capodanno che hanno fatto le feste come giusto che sia avevano lasciato per terra di tutto, vetri rotte e quant'altro ed era anche pericoloso per i bambini che ci andavano al parco e non solo. quindi noi, da, noi tutti chiediamo una soluzione al comune che non sia quella, come giusto che sia, che magari si rompe il gioco, lo facciamo presente, lo vengono a giustare perché nessuno sta dicendo questo, però che sia anche qualcos'altro, come può essere un'area video sorvegliata oppure quello che è. Eh, perché comunque siamo stufi, nel senso che comunque la donna è bella, la donna è nuova, è in fase di evoluzione, quindi ci sembra anche giusto eh, che rimanga quello che è, ecco. E quindi cerchiamo di fare questa cosa qui. Ecco, in qualche modo chiedete al comune una tutela in più, perché immagino che anche voi vi siate presentati davanti a questi ragazzi, abbiate comunque in qualche modo eh, cercato di redarguirli. Cosa vanno risposte in questi casi? Sì, eh, noi più di una volta abbiamo cercato a questi ragazzi di spiegarli che nessuno, come stavo dicendo prima, gli dice che non possono stare al parco perché ci mancherebbe altro, però gli abbiamo detto magari fate, fate, fate un più, più piano, abbiate rispetto, se mangiate buttate via la carta, eh, il vetro, quello che sia, a questi ragazzi qualcuno magari... Capisce, nel senso magari dice ok, magari invece qualcun altro magari ti invidisce contro, quindi magari ti dice fai, fai i tuoi e queste cose qui che comunque non sono belle. Eh, in più a qualcuno mi hanno anche detto che avevano fatto anche di spattine le macchine, eh, quindi dai, cioè sono situazioni dai, che non sono belle, no? Come si dice? Oltre al sistema di videosorveglianza avete in mente qualche altro sistema per contrastare questo sistema di delinquenza giovanile? Sì, qualche altro sistema può essere quello che magari la polizia municipale possa fare delle ronde visto che, magari come gira nella zona, magari passa magari ogni tanto anche qui a, a guardare che sia tutto a posto. Poi è normale, come si dice, quando arriva magari il poliziotto fuggono, però magari già un occhio di riguardo in più eh, a questi ragazzi. Che comunque c'è qualcuno che li controlla sopra, oltre a noi, quello che possiamo fare perché, comunque, non è facile. No? Chiedo che anche le famiglie abbiano un occhio di riguardo in più, un'educazione in più, se anche uno magari gli sgrida e magari il figlio viene a casa dicendo guarda ma ha sgridato quello perché ha buttato, cioè che non venisse dopo magari da noi a dirci ma perché hai sgridato, invece magari dovrebbe dire eh, ha fatto bene perché comunque sia sì, la cartaccia non si butta per terra e tutto qua. È giovedì pomeriggio è arrivato il benvenuto da parte del sindaco di Vallefoglia, Foglia Palmi Rucchielli ai nuovi cinque agenti di polizia stradale, che da venerdì 20 di maggio sono operativi sul territorio dell'Unione dei comuni di Pian del Bruscolo. Unione che mesi fa aveva indetto un concorso per assumere cinque vigili urbani o agenti di polizia locale, al quale erano arrivate 138 candidature. A vincere il concorso e a vestire i panni del Vigile Urbano con un contratto a tempo indeterminato sono Marco Mancino, Chiara Pilesi, Alessio Branco, Marco Fiorucci e Gianmarco Trafeli. E sabato 21 maggio si terrà l'ottava edizione della Giornata Nazionale per la Salute della Mano. Una giornata dedicata all'informazione e alla prevenzione delle patologie di questo importante arto che si svolgerà presso la Casa della Salute di Montecchio dalle ore 9 alle ore 12.30. Nella struttura di via Pio La Torre, a chi è interessato, il dottor Ricchiuti insieme ad un altro specialista ortopedico effettueranno delle visite completamente gratuite. E a distanza di mesi siamo tornati davanti alla sede del nuovo comune di Valle Foglia in via Pio Piola Torre, dove i lavori stanno proseguendo speditamente. Oltre al nuovo comune, il sindaco Ucchielli ha voluto fare anche il punto sull'attuale servizio della Guardia Medica. Vediamo il prossimo servizio. Dietro di lei sorge questo nuovo comune di Valle Foglia, un comune che all'interno di questo plesso importante dove c'è il centro commerciale, la Guardia, la guardia Medica, Scuole e quando è che potete accedere a questo nuovo comune? Ma pensiamo quanto prima, in effetti il comune sono già quasi ultimati i lavori stiamo ragionando per realizzare i parcheggi e la piazza in funzione del comune, della casa della salute, della palestra che c'è qua e anche del nuovo centro commerciale che prevederà delle attività residenziali, commerciali e da parte della, dei, dei vitri che è il, il proprietario di quest'area e che ci consentirà di avere a breve, io spero nel giro di un po' di mesi, l'inaugurazione del nuovo comune che consentirà a tutti quelli che stanno a fondovalle di evitare di andare a Colbordolo, a Sant'Angelo in all'Isola, eccetera. Naturalmente manterremo delle presenze soprattutto per le persone anziane. A col bordo del Sant'Angelo in Lizzola, ma qui ci sarà diciamo quella popolazione di circa 13.000 abitanti che sta eh, diciamo nella vallata. Avrà possibilità di avere in un unico luogo tutti gli uffici con un forte risparmio anche il contenimento energetico, con una qualità maggiore anche per i cittadini che verranno in comune. E quindi eh, direi che è molto importante. Dall'altro lato c'è invece la Casa della Salute. Com'è la situazione legata alla Guardia Medica? Una situazione che negli ultimi mesi è stata complicata anche a livello regionale. Ma io credo che sia difficile trovare una ragione per la quale non ci debbano essere le guardie mediche qui a Valle Foglia a servire 50.000 abitanti, negli altri comuni anche dell'Unione, perfino a Pesaro. Mi sembra un'assurdità. Spero che la Regione lo risolva quanto prima. Poi stiamo lavorando con l'assessore Baldelli per un potenziamento anche strutturale della Casa della Salute e soprattutto dei contenuti. Tutto ciò che non è ospedale si deve fare qui e nella Casa della Salute a Valle Foglia. Questi 50.000 abitanti si fa fatica a capire perché devono andare a Riccione, a Pesaro, a Fano, a Urbino. E con l'assessore Baldelli avrete un incontro settimana prossima. Sì, dovremmo avere un incontro per fare il punto sulla Casa della Salute sui temi della mobilità, del maggior uso del mezzo pubblico, magari facendo investimenti in una, in una mobilità più veloce nel comprensorio pesarese, a cominciare da quest'area di Valle Foglia. Abbiamo incontrato anche la società dei trasporti AMI e stiamo lavorando insieme alla regione e all'AMI per un miglioramento della mobilità diciamo pubblica per lasciare un po' più di macchine a casa, ridurre l'inquinamento atmosferico, risparmiare anche nel mezzo pubblico piuttosto che il costo della benzina di oggi. Tra poche settimane terminerà l'anno scolastico e a Valle Foglia sono arrivate numerose proposte dei centri estivi rivolte ai bambini per permettergli di stare ancora insieme e garantire nello stesso tempo anche un servizio ai genitori che sono impegnati in attività lavorativa. Presso la scuola dell'infanzia Regina Reginella 1 di Montecchio si terrà dal 4 al 30 luglio il centro estivo educativo organizzato direttamente dal comune rivolto ai bambini dell'infanzia e primaria attivo dalle ore 7.30 alle ore 18. La piscina Pian del Bruscolo attiva dalle ore 7.30 alle ore 13, propone invece un centro estivo con attività di nuoto, giochi all'aperto e laboratori nel parco antistante alla piscina. A Montecchio nel centro di aggregazione Memè Perlini verrà organizzato il centro estivo Jump dal 6 giugno al 14 settembre tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 13. Altro centro estivo in programma, organizzato dalla Casa di Oz, si svolgerà presso l'Anfiteatro del Plesso Scolastico di Bottega nel periodo dal 4 luglio al 5 di agosto, dalle 7.45 alle 13, rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni. L'Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II di Montecchio, invece, attiverà un centro estivo gratuito per i bambini della scuola primaria con durata di due settimane presso la scuola Regina Reginella II. Infine, anche le società sportive dilettantistiche che gestiscono i diversi impianti di proprietà comunale organizzeranno altri centri estivi indirizzati principalmente a bambini e ragazzi che vogliono praticare le diverse discipline, quali calcio, pallavolo, basket e minibasket. Centro estivo che partirà anche a Montelabate per il quale sono state aperte le iscrizioni che scadranno il 17 di giugno. Il centro estivo avrà la durata di un mese con inizio fissato al 4 di luglio e la conclusione al 5 di agosto. Per poter effettuare l'iscrizione e avere dettagli maggiori su costi e pagamenti sarà necessario recarsi sulla pagina online del comune di Montelabate. E anche il comune di Tavuglia offre la possibilità ai suoi ragazzi di partecipare al centro estivo presente nella piscina di Pian del Bruscolo, un servizio che possono usufruire i ragazzi dell'infanzia, della primaria e delle medie nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre fino all'inizio del nuovo anno scolastico. In alternativa il comune offre ai suoi bambini di poter frequentare il centro estivo di Tavuglia che prevede però una capienza massima di 15 posti. Il centro si terrà presso la scuola dell'infanzia Nascondino di Tavuglia dal 4 luglio al 5 di agosto 2022, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30. E a Morciola è tempo di inaugurazioni. Nel plesso del centro commerciale Le Cento Vetrine, il bar Il Caffè della Fortuna, ha deciso di allargarsi aprendo una nuova gelateria. È venuta questa idea eh, per ampliare il servizio di questo centro commerciale che da diversi anni che è un po' all'abbandono, ha tanto spazio e aveva tanto potenziale, quindi un servizio come la gelateria secondo noi era quello che mancava. Allora noi siamo partiti con il Caffè della Fortuna e poi dopo abbiamo aumentato, abbiamo ampliato prendendo la Live Room, è una sala dedicata a concerti e adesso abbiamo preso l'ulteriore locale che è una gelateria, sempre legato al Caffè della Fortuna. Abbiamo cercato di dare più servizio possibile. Con i gelati abbiamo, entriamo in un mondo nuovo dove io non c'ero mai stato, ma è tanto bello. E sperando di ampliarlo con una clientela diversa da quella che già abbiamo. Il gelato è fatto da noi, è tutto artigianale, di qualità. Abbiamo puntato molto alla qualità e alla ricerca della perfezione, come in tutte le cose che facciamo anche nel bar. Abbiamo sempre cercato la, 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 eh, la perfezione in ogni cosa. C'era tanta aspettativa dietro questo progetto e già da diverso tempo, come è cominciata a girare la voce, già la gente si informava, quindi l'aspettativa era tanta. Speriamo di non deludere, siamo partiti molto bene al, al momento. Invitiamo tutti a venire a provare per assaggiare il nostro gelato artigianale. E si è conclusa fra gli applausi la tre giorni della Squali Trek con una sorprendente risposta di pubblico. La settima edizione di questo importante evento ha scelto di proporre un format in grado di soddisfare le esigenze di tutti con numerosi appuntamenti in programma già da venerdì 13 maggio oltre alla tanto attesa gara di domenica. Oltre 2.800 ciclisti, 700 società e 12 nazioni da tutto il mondo hanno risposto alla chiamata di Cattolica e Gabice Mare aggiungendo un prezioso tocco di internazionalità all'evento. Atleti provenienti da Canada, Stati Uniti, Brasile, Regno Unito, Svizzera, Lussemburgo, Germania, Belgio, Francia, Polonia, Spagna e San Marino hanno pedalato attraverso gli straordinari paesaggi dei due percorsi, portando a casa un'esperienza indimenticabile. Numerose erano anche le autorità presenti. Dal taglio del nastro in poi c'erano ad assistere il sindaco di Gabice Mare, Domenico Pascuzzi, la prima cittadina di Cattolica, Franca Foronchi, e il consigliere regionale, Andrea Biancani. E concludiamo il nostro TG parlando di sport e in particolar modo di calcio. Partiamo dal campionato di eccellenza e dall'Atletico Gallo che con la sconfitta subita in casa dalla primatista Vigor Senigallia per 4-1, chiude la sua stagione a metà classifica, a meno 6 dai playoff e a più 5 dai play out. Alla squadra di Mister Mariotti è costato caro l'alto numero di pareggi in stagione, 15 su 32 gare, precludendo così qualsiasi ambizione per una promozione. Nel campionato di promozione, invece, è tornato alla vittoria il K Sport Montecchio, che dal campo dell'Atletico Mondolfo esce con tre gol fatti e zero subiti, ma soprattutto con i tre punti in tasca che mancavano da ben cinque partite. Ottimo punto invece conquistato a Fermignano dal Valfoglia, che rimane saldo al quarto posto in classifica, sognando in grande per questo caldo rush finale. In prima categoria altri tre punti ottenuti dall'Osteria Nuova, che sale così al terzo posto a meno due dalla prima in classifica Sant'Orso, grazie alla vittoria per 4-2 ai danni dell'Unano. Saranno decisive le prossime ed ultime due partite per decretare se saranno play-off o se sarà titolo. Decisive le ultime due anche per l'Atletico Tavuglia, che con la sconfitta arrivata sabato per mano della Cagliese per 2-1, si trova distante di tre punti dalla zona play-off. E con le notizie di sport si conclude qui questa nuova edizione delle Valle Foglie e Pian del Bruscolo Magazine. Vi ringrazio per averci seguito. Vi rinnovo l'appuntamento a venerdì prossimo, 27 di maggio. E vi auguro un buon proseguimento di serata.